Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Oggi parliamo di Faramir. Io e la mia amica Nenia abbiamo un po' una divergenza riguardo a questo personaggio, ma della versione cinematografica, perché io amo particolarmente il personaggio di Faramir, sia del libro che del film. Lei invece un po' non tollera la scelta di Peter Jackson di rappresentarlo in modo, come sappiamo, nel film. Fin dalla prima volta che ho visto Il Signore degli Anelli ho sempre apprezzato il personaggio di Faramir. Quando poi ho letto il libro sono rimasta un attimo interdetta, perché dico, cosa è successo? C'è qualcosa che non cosa? Ma nonostante tutto apprezzo lo stesso il Faramir di PJ. Si percepisce un dualismo interiore, una lotta costante tra il cosa è giusto fare e il cosa invece faccio soltanto perché suggerito dagli altri o comunque perché influenzato dagli altri. Lo vediamo che compie l'azione che ha fatto, ovvero riportare Frodo e Sam a Osgiliath, semplicemente influenzato dall'autorità e dal giudizio del padre, con la speranza di poter essere guardato diversamente da una persona che generalmente dovrebbe amarti, e quindi va contro ogni suo principio morale, contro quello che lui sa di essere giusto, soltanto di poter essere amato da suo padre, e questo mi ha toccato molto profondamente. E trovo che sia molto coraggioso ed eroico il fatto che lui decida successivamente di lasciar libero Frodo, pur sapendo che quindi non riceverà mai l'amore, di non essere mai guardato con orgoglio e con approvazione dal suo genitore. È stato un atto che non tutti sarebbero riusciti a fare, perché comunque Faramir in cuor suo desiderava con tutto il cuore di poter essere riconsiderato da parte di Denethor. Non a caso poi lo vediamo mentre gli dice più o meno: vedete di riconsiderarmi una volta che sarò tornato. È molto struggente, a parer mio è tipo mi stacco il cuore, lo maciullo, perché comunque sto rinunciando a un mio desiderio, a un mio sogno, pur di fare la cosa giusta, e non va contro tutti i miei principi. È per questo che a me piace il personaggio di Peter Jackson, il Faramir di Peter Jackson, anche perché mi ci ritrovo molto per il fatto che comunque certe volte mi lascio influenzare dagli altri, così come si è lasciato influenzare Faramir dal desiderio di poter essere rivalutato dal padre, e la stessa cosa succede anche a me. Ma comunque mi piace anche il Faramir del libro, perché è un personaggio saggio e comunque calmo e anche benevolo, e in un momento del genere non è facile mantenersi tranquilli, calmi e molto razionali e comunque compassionevoli e fare una cosa così tanto giusta, che di solito in guerra si è tentati di fare azioni un po' discutibili. E quindi questa è la principale differenza che si può notare nel personaggio di Faramir. Anche l'attore stesso ha riscontrato questa differenza. Nel dietro le quinte dice: io non avevo letto il libro e quindi ho conosciuto il Faramir di cui mi hanno descritto i sceneggiatori. Successivamente, leggendo il libro, sono rimasto un po' stupito e interdetto, ho parlato con gli sceneggiatori per capire il motivo di questa scelta e di questo cambiamento. Semplicemente questo stravolgimento è dato dal fatto che nelle due torri hanno dovuto eliminare le scene
di Frodo che va nella tana di Shelob e quindi delle scale di Kiritungol, perché tempisticamente parlando non coincidevano con quanto aveva scritto il professore. E soprattutto perché, parlando di un film, introdurre due scene di uguale intensità, quindi la battaglia del fosso di Helm e la tana di Shelob, andava a finire che tutte e due perdevano di importanza e andavano a cozzare l'uno contro l'altro. E quindi hanno deciso di portare le scene della tana di Shelob nel terzo film. Ma ovviamente, per questioni legate alla sceneggiatura, non potevano mostrare un Faramir benevolo che bellamente finge di essere ostacolo a Frodo per poi invitarli a pranzare insieme, perché ciò avrebbe creato un calo di tensione che già si percepiva tramite la battaglia del fosso di Helm. La tensione massima la si aveva nella battaglia del fosso di Helm, aggiungendo un Faramir del tipo benevolo e che invita a braccia aperte e generosamente Frodo al suo tavolo, avrebbe creato un cedimento strutturale della storia. Perché infatti vediamo che sia Merry e Pipino, i tre cacciatori e Frodo e Sam affrontano una scena di tensione, ma anche per mostrare un personaggio che con il trascorrere delle vicende sviluppasse un cambiamento interiore, cosa che invece nel libro Faramir lo vediamo già saggio e quasi regale come gli antichi re di Numenor, e così lo vediamo anche alla fine, per poi diventare proprio pienamente il principe degli Tirien. Ma un'altra cosa importante su cui ha voluto giocare Peter Jackson è stato anche il mostrare la potenza dell'anello. Quindi se avessero mostrato un Faramir come quello del professore, quello del libro, che diceva in sostanza io me ne lavo le mani, so che è una cosa pericolosa, non voglio averci niente a che fare, avrebbe perso credibilità la malvagità e la potenza dell'anello che aveva mostrato fino a quel momento Peter Jackson, e quindi per mostrare ancora di più quanta malvagità ci fosse in un piccolo anello ha deciso di creare questo Faramir un po' antagonista, ma che sotto sotto non lo è. Mentre secondo me il professore ci ha mostrato Faramir in questo modo così benevolo per mostrarci persone della razza degli uomini come quelli che venivano descritti da Boromir, ovvero personaggi di spirito forte e che non si lasciano facilmente tentare dal potere e che comunque è giusto difendere e degni di fiducia. E secondo me è anche per mostrare che Faramir è l'opposto di Boromir, ma che comunque può essere allo stesso tempo valoroso e coraggioso, ma sotto un aspetto diverso, prendendo decisioni diverse e facendo azioni diverse rispetto a quelle di Boromir, perché lui conosce le proprie debolezze, e secondo me il fatto di riconoscere le proprie debolezze lo rende più forte sotto un aspetto diverso. Ma allo stesso tempo i due personaggi si compensano a vicenda, laddove Faramir è la mente, Boromir è il braccio. E secondo me i due Faramir ci insegnano due cose. Il Faramir del professore ci insegna che comunque la forza fisica non è tutto e si può essere forti anche sotto un aspetto diverso, e che comunque se sei forte fisicamente non vuol dire che tu lo sia anche spiritualmente o che la tua volontà sia forte, ma anzi molto spesso può rivelarsi il contrario. Mentre il Faramir di Peter Jackson ci insegna che alcune volte possiamo prendere decisioni perché influenzati dagli altri, e ciò potrebbe farci perdere di vista noi stessi, i nostri valori, ma dobbiamo comunque cercare di fare le cose giuste per il bene di noi stessi, specialmente se vanno contro i nostri ideali e i nostri valori o contro qualcosa
che noi dentro il nostro profondo sentiamo che non dobbiamo fare. Quindi è un buon insegnamento e quindi non è del tutto male il Faramir, un po' villain per un certo momento e un po' diverso da quello del professore. Nenia, spero che questo video ti sia servito per comprendere meglio il punto di vista di Peter Jackson. E questo è quello che avevo da dire riguardo Faramir, che rimane comunque uno dei miei personaggi preferiti in assoluto della saga di Signore degli Anelli. Lo so che dico che ogni personaggio è uno dei miei preferiti, non riesco a stipulare una lista dei miei personaggi preferiti, però forse un giorno dovrò scendere a compromessi e fare una lista, una mia top 10, perché top 5 è troppo pericolosa. Ah, curiosità! Lo sapevi che Orlando Bloom si era proposto per il ruolo di Faramir? E invece l'hanno preso per il ruolo di Legolas, meno male, perché sennò sarebbe stato quanto inquietante. Beh, comunque spero di essere stata chiara, spero che questo video ti sia piaciuto. In caso metti un like, fammi sapere tu cosa ne pensi del personaggio di Faramir, lascia un commento sotto, fammelo sapere sotto perché sono curiosa e spero comunque di essere stata chiara, quindi se non sono stata chiara fammelo sapere nei commenti sotto. E quindi per oggi è tutto, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mello!